Bene, allora chiudiamo qui questa undicesima edizione della Valigia Blu, undicesimo appuntamento con la poesia in viaggio senza meta. Oggi abbiamo avuto una trasmissione un po' tormentata, davvero tanti problemi tecnici, scorzoni in esterna, diciamo così, che non è stato purtroppo in grado di darci una mano, quindi abbiamo dovuto scontare qualche piccolo agguato da parte della rete. Dunque, comunque siamo andati avanti, abbiamo presentato la scuola di poesia, il laboratorio di poesia della professoressa Rosaria Di Donato, abbiamo sentito l'intervista a Roberto Piperno e Francesca Farina, il collegamento con Brescia. Insomma, abbiamo avuto i nostri momenti giusti per celebrare questa giornata internazionale della poesia. Poi c'è stata la declamazione di Franco Armino, questo grande poeta contemporaneo che ci ha veramente regalato delle parole e bellissime sulla bellezza appunto dell'Italia. Voglio chiudere con un passo dell'articolo di Roberto Galaverni che cura appunto la pagina di poesia dell'inserto La lettura del Corriere della Sera, un passo che serve a dare effettivamente un po' il polso della situazione su che cos'è la poesia oggi. Galaverni parte da una frase detta da Peter Anker, grande scrittore tedesco. In un'occasione, scrive Galaverni, Peter Anker ha dichiarato il suo interesse non tanto per chi ha qualcosa da dire, ma qualcosa da scrivere. Significa, continua Galaverni, che nell'esercizio della scrittura e tanto più in quella poetica subentra una dimensione di particolare autoconsapevolezza. Una necessità verticale di rispecchiamento e di dialogo del pensiero e della lingua con se stessi, che fa del dire questo un dire anche altro. Il discorso poetico acquisisce tempo, respiro, misura, profondità, e ciò fa sì che le parole e più in generale le configurazioni, le immagini, le metafore di un poeta non si esauriscono in se stesse o nella circostanza particolare, ma si risolvano piuttosto in domande, in qualcosa di sempre aperto e di sempre vivo. Un altro bravo poeta contemporaneo, Francesco Scarabicchi, ha definito la poesia appunto come la parola verticale, in quella piccola festa costituita da ogni vero componimento poetico, la poesia in fondo canta anche se stessa, la propria natura, il proprio modo. Parla di questo per dire altro, parla di altro per dire questo.